Buongiorno a tutti, questo video è speciale. In questo video vi presento una parte del magazzino del mio e-commerce online dove venderò filati e l'e-commerce, ossia il sito, si chiamerà Filati Elsa. Allora, sono emozionata, sono stressatissima, però finalmente realizzo un sogno. Ho sempre avuto paura di fare il passo per dar vita a questo sogno, renderlo concreto. Alla fine mi sono decisa, sono stati mesi molto 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 stressanti, però è finalmente online il mio sito. Filati Elsa, un nome può sembrare banale, ma volevo che richiamasse me, che mi rappresentasse, semplice, alla portata di tutti, un nome riconoscibile e quindi come quale nome migliore di Filati Elsa. Prima di andare avanti, ci tengo subito a dire una cosa. No, non ho litigato con Giuseppe Coletti. No, non ci sono pettegolezzi da rabito. No, Coletti a fine dicembre non ci sarà più il suo sito né il negozio fisico. Anche lui intraprenderà una nuova strada e quindi questo è stato anche il motivo per cui mi ha spinto maggiormente a dar vita al mio sogno, quindi al mio sito online. Quindi tranquille, fino a dicembre io continuerò a gestire non solo il mio sito, ma anche il sito di Coletti. Quindi, se avete bisogno di info su dei filati di Peppe, potete continuare a scrivere anche a me tranquillamente. Se io non ho dei filati, vi suggerirò di chiedere a Peppe. Però sappiate questo: da lui ci sarà ancora con il suo sito, col suo negozio fino a fine dicembre, poi non ci sarà più. Ci tengo a dire questo perché sappiamo come funzionano i social e non voglio che si creino situazioni in cui, ah, chissà che è successo, non è successo nulla. Tutti e due abbiamo dei sogni, abbiamo deciso di realizzarli e quindi si parte da adesso. Io ho deciso di partire già a ottobre, in modo tale da non arrivare troppo tardi con tutti i filati invernali che ho chiesto e che ho sul mio sito, e quindi abbiamo fatto questa decisione. Detto ciò, secondo punto, ragazze, io sono nata, mi avete conosciuto, quindi sono nata sui social come una youtuber che crea le cose, le piace che le sue creazioni vengano copiate, rifatte, quindi ci tengo a dire questo. Anche se adesso avrò il mio negozio e venderò i miei filati, se voi fate una creazione mia con un altro filato, con lo stesso filato acquistato da qualcun altro, non esitate a mandarmi comunque la foto una volta finita la vostra creazione, non esitate a contattarmi per chiedere info su quante catenelle mettere, su quanto, su come fare per allargare o diminuire una lavorazione, perché voglio che sia ben chiaro che resto una youtuber, resto che mi piace darvi aiuto a fare in modo che quando create qualcosa vi venga bene e che siate poi felice di indossarla e di sfoggiarla. Quindi, anche se una mia creazione la creerete con un filato che non è mio o che avete acquistato altrove, non ci sono problemi. Continuate a scrivermi, continuate a mandarmi le vostre foto perché questa è la parte che più mi rende orgogliosa di quello che faccio, perché essere una youtuber è questo, creare qualcosa che viene rifatto. Non mi interessa se poi usate il mio filato o quello di qualcun altro. La cosa che conta è questa, che voi la create. Quindi, se usate filati diversi, non vi fate problemi, scrivetemi, mandatemi comunque le foto una volta che l'avete terminata. Io sarò sempre felicissima di ricevere, di rispondere e di darvi una mano. Punto 2, no, punto 3, questo era il secondo. Punto 3, parliamo dei filati che ci sono al momento in questo sito. Al momento ho tre ditte che sono la Mistricò, non potrei mai rinunciare alla Mistricò, sapete quanto io adori la Mistricò e quanto la Mistricò sia, per quello che mi riguarda, la ditta di filati che dà vita più, come si chiamano? Filati fantasia, bellissimi. Ogni volta, ogni anno se ne escono con dei filati spettacolari e anche questi di quest'inverno sono veramente bellissimi. E poi ho altre due ditte che sono più concentrate sui filati classici e che io adoro tantissimo, e sono la Lana Gatto e la Adrian Bull. Quindi per adesso nel sito saranno presenti queste tre ditte di filati di cui ho preso diverse linee e di cui una mi avete indossare, che ma vi spiegherò bene dopo.
E partiamo da questi. Man mano, naturalmente, più si andrà avanti, più il sito crescerà e più ci si metterà articoli. Arriveranno anche gli articoli estivi, quelli fra qualche mese. Ho intenzione di mettere anche accessori per realizzare borse, quindi mi sto organizzando piano piano per poter mettere tutto. E naturalmente, nonostante adesso, io mentre parlo, penso che ogni tanto vi arriveranno delle foto nel quale vedete già gli articoli a disposizione, arriveranno comunque anche altri articoli durante il corso dell'anno, quindi ho anche forse un'altra ditta che vorrei avere dei loro filati, quindi sto lavorando anche su quello. Quindi per adesso vedete i filati già a disposizione, ne arriveranno altri e man mano crescerete. E anche qui ho bisogno del vostro aiuto. Se avete delle filati che vi piacciono particolarmente, che voreste che io mettessi nel mio sito, fatemi sapere, così valuterò se inserirli oppure meno, e quanta richiesta c'è su quel determinato articolo, così in modo da poter crescere insieme. Come crescerà il sito, cresciamo anche noi. Devo dire altro? Ah sì, nel sito, oltre i filati, vedrete che sono già iniziata a mettere delle foto sulle creazioni che faccio con la macchina. In quel caso, se siete interessate, ci sarà l'email o il numero WhatsApp in cui mi potete contattare per avere maggiori info su queste creazioni, per come si possono personalizzare, in che colori si possono avere, in modo tale da dar vita anche a questo, delle creazioni che voi potete avere. E naturalmente ci sarà anche una sezione di, diciamo, di collaborazioni, dove il quale sponsorizzo delle cose con cui che vengono create da persone con cui io collaboro. Quindi ci sarà anche questo, piano piano anche lì inizieremo a mettere delle foto, un po' con calma perché vado piano pianino, datemi un po' di tempo per ampliare maggiormente comunque il sito. Penso di aver detto tutto. Sì, un'altra cosa, la creazione che mi vedete indossata. Il video tutorial spero di farlo uscire già entro stasera, al massimo domani mattina, ma dovrei riuscire entro stasera, e lo vedete già realizzato con dei filati che trovate sul mio sito. Naturalmente nel video che uscirà io vi metterò il link, però adesso ve li faccio vedere un attimino, giusto per farvi capire già come mi vedrete realizzare le creazioni. Ho usato due filati, uno è della lana gatto, il calicò, e l'altro è della Mistricò linea cashmirette. Quindi come vedete già sto iniziando a mischiare tra di loro i vari filati, proprio per rendere le mie creazioni ancora più mie, perché sapete che mi piace questo mescolare filati diversi tra di loro. Però la creazione uscirà stasera, quindi poi, o massimo domani mattina, quindi vi dirò bene poi il tutto, quanti gomitoli, come l'ho lavorato, come l'ho utilizzato e via discorrendo. Detto ciò, penso di aver parlato a raffica come al mio solito, ma credo anche di avervi dato tutte le info. Naturalmente, se avete altre curiosità, se volete sapere altro, potete scrivermi, sarò ben lieta di rispondervi. Se non vi rispondo, sapete il motivo: gestendo varie pagine purtroppo non mi arrivano spesso le notifiche e per me è un po' difficile poi andarla a recuperare. Quindi se vedete che non vi rispondo dopo un po', provate a riscrivermi, anche magari se non su Facebook, scrivetemi su Instagram, in modo tale da che il messaggio comunque in qualche modo mi arrivi. A mali estremi, estremi rimedi, mi potete contattare anche sul mio profilo privato, che è Elsa Faccio, su Facebook, o mandarmi le mail. Se mi mandate le mail sarà molto più facile per me scrivermi, e tranquilli, sul sito c'è le mail a cui potete scrivere, quindi su questo siamo tranquille. Bene, adesso vi lascio, vi ho fatto una testa di chiacchiere, ma ci tenevo tantissimo, sono molto felice di ciò, spero che vada tutto bene e noi ci vediamo poi stasera con questa creazione.